L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai. Buon mercoledì 19 ottobre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, la sconfitta di Frosinone continua a far discutere e il clima attorno alla squadra e alla stessa società non è certo sereno. Quest'oggi parleremo del momento dei biancorossi, ma anche di quanto accaduto ieri agli allenamenti, ma come sempre non mancheranno le notizie, gli ospiti e le nostre rubriche. Iniziamo subito, ma prima vado a salutare il nostro Luca Deletteris. Ciao Luca. Ciao Nicola, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Come sempre, linee aperte per i nostri radioascoltatori e tifosi del Bari. Chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno, che riguarda appunto la mini contestazione che c'è stata ieri all'antistadio. Quello che vi chiediamo è se siete d'accordo, cioè giusto o no contestare la squadra agli allenamenti dopo la sconfitta di Frosinone. Chiamateci e fateci conoscere la vostra opinione contattandoci in diretta al numero 080 524 0424, ripeto 080 524 0424, oppure inviateci dei messaggi o delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444, ripeto 334 38 37 444. E allora, come detto, clima abbastanza teso. Ieri pomeriggio, durante la seduta d'allenamento della squadra di Stellone, un nostro radioascoltatore ha assistito a tutta la seduta e ci ha inviato una nota vocale per raccontarci che cosa è accaduto. Ascoltiamo. Sì, ciao Nicola, sono Guido, volevo raccontare quello che è successo ieri in allenamento. È iniziato l'allenamento con pochissime persone, una decina, che hanno spronato un po' i ragazzi a svegliarsi, diciamo così, incitando invece Stellone. Alla fine dell'allenamento i tifosi si sono doppiati, nel senso che era, invece di una decina eravamo una quarantina, e alla fine dell'allenamento si sono avuti diciamo delle discussioni molto pacate, molto civili, tra tifosi e Sogliano, Stellone. Si è parlato del più e del meno e su come i ragazzi stanno vivendo questo momento, e molti tifosi hanno accusato, tra virgolette, i ragazzi di divertirsi un po' troppo la sera. Sono state riferite appunto queste cose sia a Sogliano che a Loseto, che prontamente comunque hanno difeso i giocatori, comunque mantenendo comunque il discorso di controllarli da quel punto di vista, nel senso che comunque hanno smentito un po' i tifosi che accusavano appunto di scarso interesse verso la maglia, e quindi accusandoli di divertirsi la sera, insomma, a Bari. L'unico momento di tensione, se vogliamo chiamarla così, è stato quando alla fine, quando stavamo andando tutti via, sono usciti Fedato e De Luca. Io ero lontano, però insomma pare ci sia stato uno screzio tra Fedato e un tifoso. Non si capisce il motivo di questo screzio, sta di fatto che comunque Fedato poi è stato molto criticato dai tifosi per questa situazione che è successa. Pare che si è avuto una discussione durata veramente pochissimi secondi, poi Fedato è andato via negli spogliatoi, però non è stata gradita la reazione di Fedato verso i tifosi. Al di là di questo, comunque, insomma, il clima è stato civile. Ho notato però di nervosismo tra i ragazzi, nel senso che erano molto arrabbiati anche loro, forse per i risultati negativi, quindi ho visto anche un allenamento molto duro da questo punto di vista. Speriamo bene per la partita con il Trapani. E allora ringraziamo Guido per questo messaggio, per questa testimonianza. Quindi abbiamo capito un pochino quello che è successo ieri. Beh, sicuramente non è mai bello ascoltare certe cose, ma credo sia il caso che tutto l'ambiente barese si dia una calmata, società, squadra e tifosi, per un semplice motivo: perché creare, anzi alimentare un clima di tensione non giova a nessuno, perché peggiora soltanto le cose. Siamo ancora alla nona giornata di campionato, tempo per recuperare ce n'è, la squadra non è da buttare via, non sarà da primi posti ma non è da buttare via, non è una squadra morta come ne abbiamo viste tante in passato, ma una squadra comunque viva.
È una squadra che ha un'identità di gioco e che tranne i 30 minuti finali della gara di Benevento, il secondo tempo di Frosinone, ha sempre lottato e giocato. La società cerchi magari di mantenere un po' d'ordine, di rispettare un po' le gerarchie, mentre la squadra non deve mai mollare, anche quando sei sotto 2-0, nel calcio tutto è possibile, bisogna continuare a giocare nella stessa maniera, perché quel tracollo come c'è stato a Frosinone non deve più esserci, per non parlare di quello contro il Benevento. Come detto, poche persone ieri allenamento, una decina, poi il numero è aumentato, siamo passati a circa 30 unità, però sinceramente si poteva evitare questa contestazione, anche se pacifica, perché come detto non porta a nulla. Dubito che una squadra possa gasarsi, diciamo, per qualche coro, qualche battuta offensiva. Intanto una piccola parentesi dedicata al calcio giocato: pare, secondo alcune indiscrezioni da noi raccolte, che Stellone stia pensando di variare modulo, e questa sarebbe una clamorosa novità se vogliamo, e potrebbe affidarsi al 4-3-3 o al 4-3-1-2. Luca, secondo te sarebbe una scelta giusta oppure no? Beh, certo, passare al 4-3-1-2 penso sia una soluzione anche abbastanza intrigante, nel senso che Brienza alle spalle di due punte potrebbe anche essere una soluzione abbastanza efficace per questo Bari, fermo restando che si andrebbero a penalizzare calciatori come Furlan, come Martino, come Fedato, che sono esterni di ruolo, che in questo tipo di modulo troverebbero certamente meno spazio. Però credo che anche a centrocampo un calciatore come Ivan sarebbe meglio inserito in un sistema di gioco del genere, così come Valiani tornerebbe probabilmente al ruolo originario di mezzala che lo ha esaltato nella prima parte della scorsa stagione. Quindi diciamo che in linea di massima è un modulo che potrebbe portare anche dei benefici dal punto di vista tattico. E vedremo se Roberto Stellone cambierà effettivamente volto a questo Bari o se continuerà con il 4-4-2. Bene, noi ora ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Ed ora facciamo un esperimento. Proviamo a trasmettervi per radio il profumo delle specialità di Voglia di Pane. Pane e focacce di tutti i tipi e a tutte le ore. Rosticceria, gastronomia, salumeria di alta qualità, primi piatti, dolci da forno. Vi è arrivato? No, peccato! E allora correte in via Napoli 302 a Bari e lo sentirete. Voglia di Pane è molto di più di un semplice panificio. Focacce classiche e ripiene e su richiesta la squisita focaccia alla parmigiana, rosticceria con tutte le specialità baresi, gastronomia anche con primi piatti da asporto, salumeria con prodotti di primissima qualità, dolci da forno. Prepara ricchi buffet per compleanni e ricorrenze in genere. Effettua servizio a domicilio telefonando allo 080 574 98 85. Voglia di Pane è a Bari, in via Napoli 302. Clicca mi piace sulla pagina Facebook Voglia di Pane Bari e scopri perché Voglia di Pane è la focaccia dei tifosi baresi. Bene, torniamo a noi. Vi ricordo che potete chiamarci al numero 080 524 0424, oppure inviarci messaggi o note vocali tramite WhatsApp al numero 334 38 37 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: giusto o no contestare la squadra agli allenamenti. Sono arrivati già tanti messaggi, ne leggiamo qualcuno. Ciao ragazzi, da buon marinaio dico che la barca è solida ma è l'equipaggio debole. Forza Bari, Nico. Poi un altro messaggio: Michele da Bari dice: ma alla piazza che freme e non ha pazienza, chi gli ha parlato di Serie A immediata? Siamo noi tifosi che non riusciamo a far creare un progetto e vogliamo tutto e subito. Stelline, voleva dire Stellone, errore del T9, non si tocca. Questo lo scrive Michele da Bari. Un altro messaggio: buongiorno ragazzi, quando alcune società si circondano di certi tipi di giocatori, sia di età avanzata sia di poca importanza, non si può centrare l'obiettivo della massima serie. Un altro messaggio: in altre città come Verona, Bergamo, Napoli, dopo queste prestazioni senza orgoglio i calciatori del Bari stavano già sugli scogli del lungomare. Questo lo scrive Giovanni Loseto. Bene, ora spazio alla finestra dedicata al nostro forum di orgogliobarese.it, perché come? Ok, tra un po' perfezioniamo
il collegamento, dicevamo quindi, radioascoltatori abbastanza combattuti, c'è chi approva questa mini contestazione, chi invece no, e magari dà la colpa ai calciatori. Io, come detto prima, penso che alla fine tutto questo non giovi a nessuno, perché, ripeto, io la contestazione l'accetto, però quando vedo una squadra che non lotta, una squadra morta, che non ha gioco, e questa squadra tutto sommato fino ad ora, non 9 partite, e penso abbia fatto anche discretamente bene. Purtroppo non sono venuti risultati, però non possiamo certo parlare di squadra che non crea, che non lotta, tranne, ripeto, quelle piccole parentesi negative contro Benevento, contro Frosinone, e mettiamoci anche la prima partita contro il Cittadella. Intanto chiedo lumi alla regia se posso andare avanti. Perfetto. Allora, dicevamo, è il momento dell'opinionista del giorno, la nuova iniziativa dedicata agli utenti di orgogliobarese.it. Ogni giorno una voce diversa, in ogni puntata una storia diversa da ascoltare e raccontare. E quest'oggi salutiamo e ringraziamo per essere con noi Paolo, meglio conosciuto come Ciccio, sul forum di orgogliobarese.it. Ciao Paolo e benvenuto a Tanto non capirai. Ciao, buongiorno Nicolo, buonanotte. Allora Paolo, presentati un po', quanti anni hai, che lavoro fai, da quanto tempo sei iscritto a orgogliobarese.it e cosa ti piace del nostro forum? Io faccio l'avvocato, ho 47 anni e sono iscritto da un paio d'anni. Beh, di Orgoglio Barese mi piace tutto, è inutile specificare, è un forum sempre pronto a dire la sua nel bene e nel male. E insomma, è un grande forum, ecco. Va bene. Paolo, come nasce la tua passione per il Bari? I nostri radioascoltatori non sanno che Paolo vive in maniera morbosa la passione per il Bari. Io conosco tantissimi tifosi biancorossi, ma penso che come Paolo ce ne siano veramente pochi. Paolo è tra i primi a fare l'abbonamento, non si perde una partita a costo anche di sacrifici, ed è addirittura spesso in ansia per le sorti del club biancorosso. Paolo, raccontaci un po' la tua passione per il Bari. Ma la mia passione per il Bari nasce una quarantina di anni fa. La prima volta mi portarono allo stadio mia cugina in un Bari Lecce. Mi ricordo ancora oggi che addirittura gli ultras erano in tribuna Maratoni, i vecchi distinti. Nasce da lì, insomma, e quindi sono passati tanti anni. Ogni anno faccio l'abbonamento, e prima andavo addirittura spesso anche in trasferta, adesso con problemi familiari, figlio, quindi lavoro, mi è più difficile, però il Bari in casa lo seguo da 40 anni. Sempre. Paolo, ieri tu eri presente agli allenamenti, come spesso ti accade, hai assistito al battibecco a fine seduta tra Fedato e alcuni tifosi, puoi raccontarcelo? Io sono arrivato non all'inizio, sono arrivato a metà allenamento, dove c'erano una cinquantina di tifosi, e diciamo che la vera contestazione, i veri moguni sono stati all'inizio, poi è tutto tranquillo. Quando sono usciti i giocatori, si è parlato con Stellone, Sogliano, tra l'altro Sogliano e Stellone non sono andati via insieme, ma come sempre sono andati via divisi. Alla fine sono usciti sia Fedato che De Luca, e noi tifosi, ma soprattutto un tifoso, ha detto: mi raccomando, meno discoteca e più calcio. Fedato si è rivolto, alzando, diciamo, le mani, più che le mani, ha spinto il tifoso, e quindi noi ci siamo praticamente, abbiamo invito contro Francesco Fedato, insomma, che è andato via, poi ci hanno fermato addirittura. I due che della sicurezza hanno chiesto: non mettete le mani addosso. Invece non è vero, Fedato ha messo le mani addosso, le mani addosso, una piccola spinta, insomma. Quindi questa è la tua testimonianza di quanto accaduto ieri. Paolo, da grande tifoso del Bari, come hai detto, segui il Bari da 40 anni, da quello che hai detto, qual è il Bari che ti è rimasto nel cuore? Qual è il calciatore, il tuo idolo di sempre? Il Bari che mi è rimasto il cuore è il Bari di Catuzzi, è il mio idolo. Diciamo che
Joao Paolo, però ce ne sono stati tanti, Joao Paolo, Iorio, Bresciani, io mi ricordo anche Pellegrini, insomma, Marcello Grassi, il portiere. Stiamo andando un po' indietro negli anni. Parecchi. Paolo, per concludere, cosa ne pensi di questa nuova società di Gian Caspro e magari un raffronto con quella di Paparesta? Pare una società seria, prima di tutto, più solida di quella certamente di Paparesta, che sta lavorando sotto traccia proprio per lavorare, ecco, lavorare meglio. Certo, manca questa società a qualche cosa negativa, insomma, il fatto delle magliette che non si riescono ancora a vendere. Ecco, da quel punto di vista la società di Paparesta era all'avanguardia. Per il resto, insomma, penso che il dottor Giancaspro sia in questo momento il presidente ideale per questa piazza. Perfetto, perfetto. Paolo, noi ti ringraziamo per essere intervenuto ai nostri microfoni, bellissime le tue testimonianze, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Per la trasmissione, ciao, grazie. Grazie, grazie, ciao Paolo. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate, gestione sinistri con consulenza e disbrigo. Sbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. Bene, torniamo a noi dopo queste testimonianze su quanto accaduto ieri agli allenamenti. Vi ricordo che potete anche chiamarci componendo il numero 080 524 0424, oppure mandarci messaggi o note vocali al numero 334 38 37 444. Vi ricordo il sondaggio odierno: giusto o no contestare la squadra agli allenamenti. E ora leggiamo qualche altro messaggio. Stellone con una squadra mediocre sta facendo discretamente bene. Fiducia a Stellone per un futuro migliore. Questo lo scrive un radioascoltatore che non si firma. Poi, ciao ragazzi, sono Alessandro. Secondo me con Brienza dietro le punte potremmo essere più pericolosi e con un centrocampo diverso proteggeremo meglio la difesa. Avanti Bari, il campionato è lungo e giugno è ancora lontano. Poi un messaggio per Paolo, conosciuto come Ciccio sul forum, mitico Ciccio, come faremo senza di lui? Questo lo scrive Andrea, che salutiamo. E restando in tema di forum, leggiamo come i tifosi iscritti ad orgogliobarese.it hanno commentato quanto accaduto ieri agli allenamenti. Come detto, ci sono stati dei cori e qualche momento di tensione a fine seduta. L'utente Fabio Pig dice: non me la sento di giudicare chi ha contestato, se fossi stato lì probabilmente ai vari De Luca e compagni gliene avrei dette 4 anche io. Poi l'utente Bari87 senza parole: figuriamoci se non si giocava bene, mandavamo una bomba nucleare sul campo, questa sarebbe la grande piazza. Mentre Pino 1972 dice: contentissimo dei cori a Stellone, che apprezzo enormemente per le sue dichiarazioni sempre lucide. Il suo Bari è senza dubbio il più pericoloso degli ultimi anni. Mentre l'utente Filemon dice: ogni anno la stessa storia, stesse solfe dette e ripetute all'occorrenza, come sempre, sono soltanto signorine, pensano ai capelli e ad uscire la sera. L'utente H3N: contestazione inutile e fuori luogo, come al solito. Se dovessimo poi vincere sabato, i geni che erano presenti ieri all'allenamento avranno anche il coraggio di dire che è merito loro, perché hanno strigliato la squadra. Infine l'utente Lucasin dice: porte chiuse, unica soluzione è intervento della società a difesa di giocatori e staff. Andiamo avanti, perché ci sono ieri, oltre questa mini contestazione, chiamiamola così, c'è stata anche la ripresa della preparazione con la squadra che
si è anche allenata, un allenamento che è durato circa un'ora e mezzo. Non buonissime le notizie che provengono dalla seduta, perché si sono fermati parecchi giocatori. In pratica Stellone ha lavorato a ranghi ridotti, mancavano 7 giocatori, mentre Moras, Maniero, Brienza, Fedele e Cassani hanno fatto lavoro differenziato. Assenti Gori e Castrovilli, che sono in pratica con la nazionale, con la B Italia di Piscedda, stanno facendo in pratica uno stage. Mentre un'altra notizia che riguarda un pochino quella che sta diventando una secondo me una barzelletta, questa storia di Gian Caspro e la residenza allo stadio. In pratica negli scorsi giorni ci sono state delle visite dei vigili urbani di Bari per contestare a Gian Caspro questa decisione, però pare che su 3 visite il presidente del Bari non è stato mai trovato all'interno del San Nicola. Non si capisce se sia stato fatto apposta oppure se effettivamente Gian Caspro non ci fosse, però io dico che questa storia sta prendendo dei contorni poco piacevoli, si sta parlando forse un po' troppo di tutto ciò, quindi eviterei francamente di approfondire ulteriormente. Altri messaggi lo scrive Pierre: 800 km per vedere le rovesciate di De Luca, è fedato, è irritante, ma chi li ha rivoluti a Bari? Poi Marcello 61 da Gioia: una civile e sana strigliati ai calciatori ogni tanto fa bene. Quindi, come vediamo, radioascoltatori divisi sull'argomento. Luca, su questo tema della contestazione tu sei d'accordo con i radioascoltatori che dicono che ogni tanto una strigliata ci può stare, oppure meglio mantenere un clima di serenità? Io credo che ci debbano essere dei presupposti per mettere in atto una contestazione, nel senso che se fino ad una settimana fa si parlava di un grande Bari, un Bari che nonostante le tante occasioni era stato sfortunato nella gara con il Brescia e con l'Entella, non si può dopo una settimana andare agli allenamenti e decidere di inveire così gratuitamente contro i calciatori, contestandoli il fatto di andare in discoteca o andare a reclamare appunto contro Sogliano, di stare attenti appunto a vigilare sui calciatori come fossimo all'asilo. Quindi qui si tratta semplicemente di cercare di ritrovare quella fiducia. Se poi i risultati e le prestazioni, soprattutto l'impegno in campo, non ci sarà, è giusto insomma pensare ad una contestazione da parte magari anche del tifo organizzato, come c'è stata l'anno scorso, come c'è stata spesso negli ultimi anni. Però queste manifestazioni sinceramente non le condivido. Sì, come detto prima, c'è il momento di contestare e non penso sia assolutamente questo. Un altro messaggio ce lo manda Pietro: in soli 3 anni abbiamo cambiato 4 allenatori, 100 calciatori e mai un progetto portato a termine. Lasciamo lavorare Stellone e Sogliano, pensassero a trovare gli elementi validi per gennaio. Gennaio è ancora lontano, però è giusto che si inizia a pensare anche a come rinforzare questa rosa. Bene, ci fermiamo un attimo, ma restate con noi. La tua sicurezza in auto ha un solo nome: Colella Gomme. Da sempre il punto di riferimento per chi vuole dalla sua auto le migliori prestazioni in tutta sicurezza. I migliori pneumatici ai prezzi più bassi del mercato. Michelin, Pirelli, Colella e Kumho Direct Platinum Point. Convergenza, equilibratura, custodia e sostituzione pneumatici invernali. Meccanica leggera, centro revisione auto e moto. E oggi da Colella Gomme puoi usufruire del comodo servizio di presa e consegna auto a domicilio, così mentre sei in ufficio la tua auto verrà messa a punto. Colella Gomme è a Bari in via Aulisio Rotonda Santa Caterina. Telefono 080 566 20 44. Sconti speciali e omaggi a tutti i tifosi della Bari e ascoltatori di Tanto Non Capirai. Bene, torniamo a noi. Intanto continuano ad aggiungere tantissimi messaggi. Un radioascoltatore che non si firma dice: a Bari se non c'è niente per cui parlare bisogna trovare per forza qualche argomento, vedi la questione residenza. Io sono d'accordo con il radioascoltatore. E ora è il momento del collegamento telefonico. Quest'oggi vogliamo dar spazio ad una tifosa particolare che segue con tanto amore e passione i biancorossi, ma che ha anche un ruolo speciale qui a Bari per conto della Lega di Serie B. Saluto e ringrazio per essere con noi Silvia Nisi, Social Media Official Supporter della Lega di B. Buongiorno Silvia e benvenuta qui a Tanto Non Capirai.
Buongiorno Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora Silvia, ora siamo curiosi, spiegaci che cosa significa Social Media Official Supporter e qual è il tuo ruolo e che compito svolge ovviamente per conto della Lega di B. Sì, allora lo SMOS è presente un ruolo inventato da Federico Smanio, che è il responsabile marketing della Lega B. E praticamente io ho il compito di raccontare tramite la pagina ufficiale della Lega su Facebook, Twitter, Instagram, di raccontare le emozioni che prova il tifoso durante la settimana sportiva, cioè le particolarità della curva, le emozioni, cioè io non sono né giornalista né niente, bensì una tifosa che racconta le proprie emozioni. Quindi quando leggiamo quei racconti sulla pagina della sulla pagina Facebook della Lega di B riferita a varie partite, lì ecco, leggiamo i tuoi racconti o comunque di tuoi colleghi che ovviamente fanno la stessa cosa in altre piazze, giusto? Esatto, esatto. Questo ha dato anche l'opportunità di conoscere le altre realtà della Lega B. Infatti ho avuto l'occasione di conoscere gli SMOS di Novara, di Trapani, di Salerno, con la quale ho stretto una forte amicizia dovuta anche al gemellaggio. Tutto ciò proprio rende ancora più speciale questa conoscenza, cioè con Salerno specialmente c'è una cosa particolare. Da grande tifosa biancorossa, da quello che ho capito, frequenti anche la curva, volendo scrivere un racconto appunto sul momento del Bari, che cosa scriveresti? Allora, penso che siamo un momento di stallo, cioè dobbiamo solo fare un gran respiro tutti quanti, noi tifosi, giocatori, allenatore, società, e ricominciare da capo con la testa, cioè mettere la testa a posto, mettere da parte tutto ciò di negativo che c'è stato adesso e riprendere con il pensiero positivo e ricominciare a lottare, perché fortunatamente anche altre squadre candidate alla Serie A stanno andando non benissimo, come il Cesena o il Novara o anche lo stesso Trapani, che fino all'anno scorso ha fatto un campionato stratosferico, adesso si trova ultimo in classifica. Quindi spero vivamente che si ricominci con la testa giusta e dobbiamo solo pensare alla partita di sabato con il Trapani. Insomma, speriamo di leggere un bel racconto da parte tua in occasione di Bari Trapani. Vi ricordo che siamo in diretta con Silvia Nisi, Social Media Official Supporter della Lega di Serie B. Silvia, ieri abbiamo ospitato una tifosa biancorossa iscritta al forum di orgogliobarese.it. Negli ultimi anni si vedono sempre più donne allo stadio, anche in curva, e devo confermarlo, sono tante le donne che capiscono di calcio, insomma i tempi sono proprio cambiati in positivo, ovviamente. Anche noi il fuorigioco, quindi sì, esattamente, cioè ormai non è più uno sport dedicato solo agli uomini, cioè sarà proprio il fatto che manca l'assenza del marito la domenica a pranzo abbia portato la moglie o le donne ad andare con lui stesso allo stadio a riempirlo. Però sinceramente, per quanto mi riguarda, è una passione che mi ha trasmesso mio padre da quando ero piccola, quindi ho sempre frequentato lo stadio da bambina e cioè lo sport personalmente ce l'ho nel sangue, quindi... E si sente da come ne parli. Silvia, ultimissima domanda per te, veniamo ai temi di stretta attualità, ne abbiamo parlato diffusamente in questa puntata, ieri questa mini contestazione agli allenamenti, che idea ti sei fatta? Non lo so, cioè secondo me da un lato è stata inutile, perché alla fin fine 10 persone che contestano dei ragazzi che già sono sotto stress, perché non penso che loro siano felici di questa striscia negativa di risultati, quindi penso che comunque poteva andare benissimo evitata e dare altre possibilità ai giocatori. Alla fine siamo solo alla nona giornata di campionato, il campionato è lungo, quindi spero che al più presto, insomma, si rendano conto che bisogna ancora darsi da fare, anche perché sul campo abbiamo visto un Bari migliore, un Bari con un gioco, e sinceramente penso che mandar via Stellone sarebbe un grandissimo errore.
E su questo penso che siano d'accordo la maggioranza, diciamo, dei tifosi biancorossi. Perfetto, io ringrazio Silvia Nisi, social media official supporter della Lega di Serie B, per essere intervenuta ai nostri microfoni. Silvia, grazie mille, buona giornata e forza Bari. Grazie, sempre. Ciao Silvia. Bene, noi ci fermiamo, linea alla regia, ma torniamo subito. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione e i nostri gustosissimi gelati. Inoltre, una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso tutti i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare aggiornati su tutte le nostre promozioni e per scoprire il punto vendita più vicino. I Good Surgelati. Tanta fantasia sulla tua tavola. Bene, torniamo a noi. Ancora tanti messaggi giunti in redazione. Ne leggo qualcuno. I presupposti per contestare ve li trovo io. Da quanti anni siamo in Serie B? Questo lo scrive Piero. Giusto, però ragazzi ricordiamoci sempre la stessa cosa, la società è nuova, è da qualche mese che esiste, hanno dovuto fare le cose in fretta e furia, lo so, siamo il Bari, siamo da tanti anni in Serie B, però penso che un po' di pazienza sarebbe una cosa migliore, però capisco chi effettivamente si è stancato di giocare in questa categoria, quindi sono, diciamo, parzialmente d'accordo con chi sostiene questa tesi. Bene, il momento della nostra rassegna stampa, la rassegna stampa di Tanto non capirai. Quest'oggi partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, articolo, cioè la rubrica settimanale di Michele Salomone, che titola Stellone in campo, provi a immaginare qualcosa di diverso. Poi un articolo di Davide Lattanzi, che in pratica riprende anche quello che abbiamo detto inizio trasmissione. Bari, modulo da cambiare? Brienza nel ruolo di rifinitore, il tecnico contro il Trapani potrebbe passare al 4-3-3 o al 4-3-1-2. Un altro articolo, sempre di Davide Lattanzi, che fa riferimento a quanto accaduto ieri, titola «E i tifosi beccano i giocatori», una trentina di i contestatori che hanno perso la pazienza. Solidarietà all'allenatore. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido, crisi Bari, ecco le soluzioni per il riscatto, allenatore, portiere, difesa, centrocampo, attacco, la situazione dei biancorossi reparto per reparto, quindi un'analisi a 360 gradi di Antonio Guido, che scrive anche di Castrovilli, che ieri ha segnato nel corso dello staged con la Bitalia. Castrovilli assegno di Biagio. Osserva, cambiamo giornale, Gazzetta dello Sport, Stellone, quattro mosse per puntellare la panchina del Bari. I tifosi sono con lui, ma 4-4-2 e difesa non convincono. Si deve svuotare l'infermeria per cambiare contro il Trapani. E poi c'è un trafiletto interessante, in pratica ieri è tornato a Bari per una mattinata Giorgio Perinetti. Il titolo di questo articolo: le infondate fantasie per il pranzo di Ventura con l'ex DS Perinetti. Quindi Perinetti che ieri ha pranzato con Ventura, magari qualche tifoso vedendolo a Bari avrà fantasticato su possibili ritorni, ma ricordiamo che ora Perinetti è DS del Venezia in Lega Pro. Cambiamo giornale, ultimo giornale, Epolis Bari, articolo di Maurizio Spaccavento, il Bari si aggrappa a Maniero e Moras, i due migliorano ma lavorano a parte, esploso un petardo all'antistadio. Bene, è veramente tutto per quest'oggi, con questa rassegna stampa concludiamo questa puntata, vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio e saluto Luca Deleteris, ciao Luca, a domani. Ciao Nicola, buona giornata a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, ringrazio tutti voi per averci seguito, mentre io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.